tra le località simbolo del turismo in Sicilia, passaggio quasi obbligato dei viaggiatori stranieri, Taormina è uno di quei luoghi che riescono a coniugare, nonostante tante difficoltà, la tutela del patrimonio culturale e del territorio con la fruizione di massa. Ricca di scenari mozzafiato e vestigia del passato, la città è meta del Grand Tour per la nobiltà europea settecentesca, immortalata nelle pagine di Goethe e Guy de Maupassant, scoperta ancora da nobili tedeschi dalla fine dell'Ottocento, primi tra tutti il conte pittore Otto Gehlen e il barone fotografo Wilhelm von Gloeden, che se ne innamorano. Da allora non si contano gli stranieri che la visitano: Oscar Wilde, Ernest Hemingway, il Kaiser Guglielmo II. Dalla fine degli anni 50 del Novecento, la cittadina diventa punto di richiamo anche dei divi del cinema, grazie soprattutto al suo festival cinematografico. Passano da Taormina Cary Grant, Liz Taylor, Richard Burton, Ava Gardner, Marlene Dietrich e una lunga serie di celebrità fino ai nostri giorni, con Robert De Niro, Matt Damon, Richard Gere, Nicole Kidman. Un paesaggio naturalmente bellissimo, che si è adattato al grande flusso turistico nella seconda metà del secolo scorso. Economia trainante e necessaria per una piccola realtà e comuni circostanti che beneficiano della fama della perla dello Ionio. Simbolo anche di lusso ed esclusività, Taormina sembra essere riuscita così a combinare il turismo di massa e quello d'élite con una serie di eventi culturali che fanno da cornice e assorbono il visitatore, fornendo non poche occasioni per completare i movimenti di svago con la formazione culturale. Così gli imponenti resti di civiltà passate, come lo stupendo Teatro Greco, sono oggi vissuti da un gran numero di persone che li fruiscono nonostante la loro fragilità. Con tutte le sue contraddizioni, Taormina rappresenta così il paradigma di una piccola cittadina con un grande capitale storico-culturale che fa del turismo in tutte le sue forme l'elemento principale per la sostenibilità economica del proprio presente, all'interno di un equilibrio sempre delicato tra tutela e sfruttamento del proprio patrimonio, che rimane l'unica via percorribile per rendere viva la sua storia anche nel presente.